Benvenuto al secondo video del mini training gratuito su come guarire sulla piorrea e risparmiare fino al 90% dal dentista. Grazie alle strategie che troverai in questo video scoprirai come 2000 persone in questi anni hanno risparmiato più di 30.000 euro a testa e come abbiamo regalato 20.000 anni di vita a non lavorare per una banca a persone come te. Il segreto del nostro successo è il Policlinico, che è delocalizzato nel paese più economico d'Europa, specializzato nella riabilitazione completa della bocca, il trattamento in assoluto più costoso al mondo. Questo Policlinico è stato pensato appositamente per persone che non hanno più soldi per potersi curare nel proprio paese e l'unica alternativa è quella o di ipotecare la propria vita con una banca oppure di prendere un aereo un'ora e mezza di distanza a risolvere il proprio problema spendendo fino al 90% in meno. Se ancora non hai visto il primo video, ti invito a mettere in stop questo e dare uno sguardo al primo video così da poter avere una visione d'insieme dell'argomento. Nel primo video abbiamo visto come risparmiare a un'ora e mezza di distanza in Europa, abbiamo visto come guarire dalla piorrea, come prevenire la piorrea e come risparmiare nel caso si abbia perso tutti i denti. In questo secondo video invece entreremo nello specifico in ciò che veramente è importante sapere prima di avventurarsi all'estero. Vedremo innanzitutto l'errore principale che fanno quasi tutti i pazienti quando pensano al dentista. Come uscire definitivamente dalla spirale del dentista e non rimanere sul libro paga di un professionista a vita. Ed infine il terzo, il più importante punto, quello in cui noi siamo specializzati, la strategia che ha permesso a più di 2000 persone di risparmiare. Prima di iniziare, se ancora non mi conosci, voglio spiegarti chi sono. Sono Dottor Palmas, sono un dentista italiano specializzato nelle cure transfrontaliere in Europa, il cosiddetto turismo dentale. Vivo in Moldavia, dove ho realizzato il Policlinico SOS Turismo Dentale, una struttura specializzata nelle riabilitazioni complete della bocca. Negli ultimi anni abbiamo aiutato più di 2000 persone a risparmiare, pazienti italiani, francesi, inglesi, persino americani. Ho realizzato il primo libro al mondo sul turismo dentale che fosse scritto da un dentista e quest'anno invece pubblicherò il mio secondo libro sulla sanità privata, che spiega come ottenere le cure gratuite per tutti i cittadini onesti che pagano le tasse. Quello che applico è semplicemente quello che ho appreso durante il mio lungo viaggio, che ho fatto in oltre 100 cliniche e in 15 nazioni europee. Ok, ora che ci conosciamo meglio, richiedo la tua massima attenzione e soprattutto carta e penna. Ma che è sta cosa? Per spiegarti la strategia efficace che ha permesso di risparmiare così tanti soldi a tante persone, vedremo prima di tutto la differenza tra spendere e risparmiare i soldi. Spendi soldi quando fai solo alcune cure in bocca, ritardando altre cure che sembrano meno urgenti. Risparmi soldi quando curi la bocca con approccio integrale, ovvero andando a risolvere tutti i problemi una volta per tutte e non devi più spendere altri soldi da un dentista. Il sistema che in questi anni abbiamo messo a punto fa risparmiare tempo, non devi utilizzare inutili strumenti di ricerca per le cliniche online, fa risparmiare soldi su quello che potresti spendere nel tuo paese da un dentista e soprattutto ti difende. Ogni paziente che si cura al Policlinico viene trasformato in un reporter e se lo vuole in futuro in un attivista. Ma qual è l'errore che fanno tutti i pazienti quando decidono di curarsi all'estero? L'errore principale che fanno è quello di mettere al centro del problema il costo, il totale del preventivo ricevuto. Ora ti faccio vedere due preventivi. Questo è un paziente che ci ha inviato un preventivo fatto in Croazia, dopo che noi gli abbiamo inviato il nostro, fatto sulla base della radiografia. Al nostro Policlinico sappiamo di avere i prezzi che sono mediamente 60% in meno rispetto alla Croazia, ma come vedi, se confrontiamo i due preventivi, il prezzo è identico, simile. Com'è possibile tutto questo? Quello che cambia tra questi due preventivi è il contenuto all'interno del preventivo. Nel preventivo fatto in Croazia è stato proposto un piano di cura per curare tutti i denti, 28 capsule con ponti su radici naturali, senza impianti. In quest'altro preventivo sono sempre 28 capsule, ma senza i ponti, con impianti dentali. Il paziente vedrà sempre 28 capsule in bocca, ma nel primo caso il paziente avrà dei ponti. Sono incollati su dei denti che vengono consumati dal dentista e con gli anni accumulerà cibo sotto i ponti, perderà osso e la piorrea rimane in uno stato attivo. Nell'arco di una decina d'anni perderà i denti, probabilmente, e dovrà tornare dal dentista. Nel secondo caso, vedi, i denti non vengono limati, non hanno dei ponti in bocca, non si infiammeranno le gengive e in più non dovrà fare altri lavori dal dentista se non la normale igiene.
Il paziente, come avrei capito, non ha una mappa per orientarsi, non ha le conoscenze per valutare il preventivo che riceve, se sta risparmiando oppure è una trappola. Quando pianifichi di curarti all'estero non devi mettere al centro il prezzo. Certo, è un fattore importante, ma dal momento che hai già trovato il policlinico, la nazione con i prezzi più bassi d'Europa, dove qualsiasi trattamento tu farai costerà comunque sempre la metà rispetto alla Croazia, il 30% in meno della Romania, il 15-25% in meno dell'Albania. A questo punto l'unica cosa da mettere al centro del problema è il tuo problema dentale. Il sistema che ora ti spiego è frutto di anni di esperienza nel settore estero, 1 milione di euro spesi nella ricerca e costruzione del sistema più sicuro per curarsi in Europa. Per riabilitare la bocca si utilizzano materiali artificiali e il dentista deve simulare in ore quello che la natura impiega anni a creare. I dentisti cercano solo di emulare i denti naturali, di simulare le forme naturali, che sono degli organi perfetti con materiali artificiali imperfetti. Una riabilitazione completa della bocca presenta questi rischi. Se si mettono gli impianti senza curare la piorrea, come si sono persi i denti, si perdono anche gli impianti. Quando si costruisce un palazzo, più questo è alto, più servono solide fondamenta. E l'osso deve essere perfetto. Se l'osso non è perfetto, bisogna prima renderlo perfetto, poi fare gli impianti. Più impianti si mettono, più il lavoro è sicuro. 4, 6 oppure 8 impianti per arcata, secondo te qual è il lavoro durerà di più? Non è importante tanto la marca degli impianti, ma come vengono inseriti. La marca è un fattore relativo, ormai tutti gli impianti integrano tra il 96 e il 98% dei casi. La mano del pittore, dell'artista, è molto più importante della tempera che viene utilizzata per il quadro. È importantissimo conoscere come i denti vengono uniti agli impianti. Alcuni lavori sono fatti bene, ma gli abutment non sono quelli giusti e dopo anni il lavoro cede. Abbiamo tanti tipi di materiali che possono essere utilizzati. Molte cliniche fanno scegliere ai pazienti che materiali usare. I pazienti non conoscono niente dei materiali, di come si comporta lo zirconio, il metallo ceramica, il composito, le resine. Lo zirconio non può essere usato per ponti lunghi. I materiali devono essere accoppiati correttamente, non posso mettere composito con ceramica. Ci sono certe considerazioni in sintesi che solo un dentista può fare, non il paziente. Questo è lo schema di un grande lavoro, una riabilitazione completa della bocca. Queste linee qua curve, quei vuoti che abbiamo al di sotto degli zigomi. Quando il paziente perde i denti, l'osso si riassorbe e si avvicina di tanto alle zone di vuoto. Qua in rosso le zone dove si va a ricostruire l'osso. Se bisogna costruire tutta la bocca, l'osso deve essere perfetto. Quando ricostruiamo l'osso, il paziente avrà una probabilità di insuccesso dell'intervento che va a sommarsi con la probabilità di insuccesso degli impianti. Ogni impianto può fallire nel 2% dei casi circa. Se uno mette 10 impianti, significa non 2%, ma 2% per 10, quindi il 20%. In più ci sono ste viti di connessione, che si chiamano abutment, che possono svitarsi, allentarsi se non vengono stretti con una chiave dinamometrica che va esattamente a quei valori corretti. In più i materiali che si vanno a posizionare per simulare i denti persi, che sono delle simulazioni dei denti naturali, zirconio, ceramica, composito, sono tutti materiali che possono anche questi negli anni andarsi a rompere. Si possono verificare questi problemi, oppure l'occlusione può danneggiare questi o gli impianti. Grandi lavori, grandi problemi. Per questo è importante mettersi nelle mani di chi ha tanta esperienza, tecnologia, CAD/CAM, fresatori tridimensionali, ma un policlinico che abbia esperienza. Dice questo studio che un dentista italiano, per esempio, fa 8 impianti al mese. Al nostro policlinico ne facciamo 500 al mese. Come se in un anno noi mettessimo gli impianti che un dentista mette in 62 anni di lavoro. Lavoriamo da più di 4 anni e abbiamo accumulato l'esperienza di circa 250 anni di lavoro. Noi di questi ne facciamo più di 60 al mese. Insomma, serve un policlinico che abbia dalla sua parte la tecnologia, fresatori CAD/CAM e la conoscenza dei materiali per limitare al massimo il rischio di questi tipi di lavori. Oltretutto serve avere formatori, formazione. È inutile avere la Ferrari se non sai come guidarla. Noi abbiamo i macchinari, ma per esempio qua stiamo registrando dentro alla nostra sala corsi, dove facciamo mensilmente delle conferenze con specialisti in questo settore, nelle riabilitazioni complete della bocca, che ci insegnano come limitare i rischi.
Tecnologia significa fare molto con poco. Si stanno unendo gli algoritmi delle chirurgie guidate agli algoritmi della protesi, e la chirurgia che viene guidata in base alla protesi si ha praticamente un abbattimento del rischio dell'errore umano. Certo, serve sempre l'aspetto medico per valutare il tipo di malattia e il tipo di riabilitazione. Questa è la mappa che devi tenere a mente quando ti orienti a risparmiare soldi all'estero. Trova la nazione col prezzo più basso. L'hai trovata. La Moldavia è in assoluto il paese europeo con i prezzi più economici. Te lo dice un dentista che ha girato per anni più di 15 nazioni. Curarsi in Croazia conveniva 20 anni fa. Un impianto dentale da un low cost italiano costa ormai quasi come in Croazia. Metti caso, in Italia lo paghi 990, in Croazia lo paghi 800. Per questo che noi abbiamo anticipato i tempi e costruito il policlinico qua in Moldavia, nel futuro del turismo dentale. Curarsi in Croazia significa oltretutto tenere i prezzi bassi. Ci sono ormai troppe cliniche che si fanno la guerra l'un l'altro e stanno andando pericolosamente al ribasso. E nel caso di riabilitazioni estese, il futuro senz'altro sarà l'utilizzo di materiali fresati, dei nuovi polimeri che sono usciti nel commercio, dunque tecnologia CAD-CAM, la vecchia tecnologia per fusione di metalli andrà in pensione, portava allo sviluppo di distorsioni, imprecisioni. Quando si fonde la ceramica sul metallo, i due materiali hanno due coefficienti di espansione termica diversi. Questo porta poi alla distorsione, forse tensive sugli impianti, significa che il lavoro durerà meno o potrebbe durare meno. Questi lavori messi in bocca in maniera frettolosa al paziente sono sicuramente più economici, però ti assicuro che durano di meno. E più è grande il lavoro, più si vanno a sommare tutta la probabilità di avere errori, e quindi aumenta la percentuale totale di errore. Qua abbiamo investito nelle ultime tecnologie, abbiamo il primo laboratorio dell'Est Europa digitalizzato, completamente digitale, abbiamo la diagnostica completamente virtuale. Questo ci permette di fare non solo un'ottima diagnosi, che già di per sé è mezza terapia, una buona diagnosi, ma anche di fare dei lavori, se qualcosa va male un click e si ristampa il lavoro. Bisogna poi avere la formazione adeguata alle tecnologie avanzate. Solo i materiali da soli non bastano, bisogna, come ti dicevo, sapere come applicare le conoscenze sulla bocca del paziente. In pochi centri in Europa ho trovato formazione dedicata alle riabilitazioni complesse, perché sono pochi centri in tutta Europa che convogliano solo quei tipi di trattamenti. Stare nel paese più economico d'Europa significa convogliare tutti questi tipi di interventi e potersi permettere la formazione indoor. Se non si ha la formazione è come possedere una Ferrari ma non saperla guidare. Poi ricorda, serve esperienza e casistica, no? Sempre riprendendo l'esempio della Ferrari, pure nel caso del brevetto da pilota d'aerei, occorre cumulare ore di volo e di guida. Gli errori sono i momenti in cui un team cresce. Quando in un anno cumuliamo l'esperienza di 62 anni di un dentista normale, ti assicuro che questo va tutto a nostro vantaggio, sia nella pianificazione che nell'esecuzione dell'intervento. 500 impianti al mese, oltre 60 riabilitazioni totali della bocca al mese, una struttura che permette di risparmiare fino al 90%. Pensa, ai dentisti nel tuo paese hanno la fila fuori dalla porta di pazienti pronti a spendere 30.000 euro. Stare in Moldavia ti assicuro che significa fare solo questo tipo di trattamento. Il futuro sarà questo: pochi centri produzione in Europa dove si concentra la produzione dei trattamenti più costosi, ma in una nazione dove i costi sono abbordabili. Dunque questi centri sviluppano un'esperienza tale che sia un distacco rispetto alle altre strutture impressionante. Supporto, garanzia e tutela. Siamo nell'era dell'informazione, l'era industriale è finita. Oggi ciò che conta non è più tanto la garanzia, ma la recensione. Come ti tratterebbero al ristorante se entrassi con in testa il cappellino di TripAdvisor? SOS Turismo Dentale nasce come movimento di difesa del consumatore. Oggi con uno smartphone si può fare reportage. Io ci ho girato l'Europa per anni con un iPhone e ho creato un movimento sul web. I nostri pazienti li trasformiamo in reporter con l'asta selfie stick, perché capiamo che la recensione deve essere un'opportunità
non qualcosa da temere per una clinica. In quanti dentisti conosci che ti farebbero entrare dentro al loro studio e girare liberamente con l'asta selfie stick nel magazzino, nell'area sterilizzazione, poter aprire i cassetti? Qua abbiamo creato un policlinico trasparente, costruito non per gli italiani, ma fatto dagli italiani. Qua vige la meritocrazia, siamo aperti ai commenti, ai suggerimenti, chiediamo ogni giorno feedback costantemente. Tutto questo l'abbiamo costruito grazie a più di 2000 feedback che ci hanno reso quelli che siamo oggi. I feedback o i problemi vengono risolti e inseriti poi in protocollo, così che il problema non si ripresenti, e questo lo facciamo ogni volta che un paziente prende l'aereo e torna in Italia. Ci sono tante cose che non si vedono ma si percepiscono non appena arrivate qua al policlinico. Questa è la differenza quando fai qualcosa con passione. Ok, per questo video è tutto, ma prima di andare via ti chiedo di fare 3 semplici azioni. La prima è, se non l'hai ancora fatto, ti invito a firmare la petizione promossa dal nostro policlinico a favore del dentista europeo gratuito. Lasciaci il tuo feedback, facci sapere qual è il tuo problema e raccontaci qui sotto la tua esperienza. In fondo a questa pagina avrai la possibilità di commentare col tuo profilo Facebook. La terza e ultima azione che ti chiedo di fare, infine, se conosci qualcuno a cui questo video potrebbe aiutare, fagli avere questo link. Avrai indirettamente contribuito alla sua salute oltre che al bilancio familiare. Grazie per il tempo che mi hai dedicato e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Beh, ero presidente grazie al dentista italiano che 7 anni fa mi ha deciso di eliminarmi tutti i denti e di mettermi una protesi mobile all'età di 40 anni. Perché non avevo più una vita sociale, adesso non riesco a masticare i cibi e quindi a mangiare in maniera un po' più anche genuina. La mia vita sicuramente è migliorata sotto l'aspetto della masticazione di tutte queste cose che prima non avevo. E come un uomo non funziona più, gli basta prendere una pastiglia di Viagra e funziona ancora. La differenza è solo questa. Se hai paura anche di farti vedere in pubblico, e invece adesso dopo l'impianto fisso mi sembra veramente di vivere in un'altra dimensione. Ho trovato igiene, sicurezza, soprattutto una grande famiglia. Vi consiglio a tutti di venire a SOS Clinic Dentale.